Buongiorno, buongiorno e benvenuti a TG Sport Flash, l'appuntamento settimanale di casertasera.it. Parleremo del calcio di Serie D, ma anche di pallavolo e pugilato. Purtroppo dobbiamo iniziare con una notizia che certamente non fa piacere al mondo dello sport. L'UEFA e la FIFA, come avrete saputo in settimana, hanno sospeso le squadre russe, compresa ovviamente la nazionale di calcio, da tutte le loro competizioni in segno di vicinanza al popolo ucraino. Per la Russia dunque niente mondiale. Siamo alla Serie D di calcio con le cinque squadre casertane, sia pure in gironi diversi, che saranno impegnate per il prossimo sabato e domenica. Naturalmente parliamo del Football Club Matese, Gladiator Casertana, Aurora Alto Casertano e Real Aversa. Ma facciamo un sintetico punto della situazione con il nostro Emidio Bianchi e pregherei la regia di mandare il contributo. Sono cinque le squadre di Serie D della provincia di Caserta impegnate nei loro raggruppamenti. Il Gladiator ospiterà l'Uri, una squadra della Sardegna. Il Gladiator è una squadra che sta ai limiti della zona play-out e ha bisogno di punti. Per quanto riguarda la Casertana, che domenica scorsa ha vinto in Puglia, giocherà nuovamente in Puglia contro la capolista Cerignolo, una partita a dir poco ostica. Speriamo che i falchetti sappiano dire la loro. Invece, per quanto riguarda l'Aversa, che gioca nel raggruppamento delle squadre siciliane, giocherà a Licata. L'Aversa è una squadra ai margini della zona play-out, speriamo che possa fare un risultato positivo. Invece, per quanto riguarda le squadre del girone F, il Matese e l'Auroro Casertano, entrambe impegnate in trasferta, il Matese, dopo tre vittorie consecutive, giocherà a Castelnuovo Romano contro una formazione che ha bisogno di punti, quindi è una trasferta abbastanza ostica, però proprio in considerazione del fatto che la squadra di Urbano è reduce da sei risultati utili positivi e, come ho detto prima, da tre vittorie nelle ultime tre partite, si spera che possa continuare in questo suo cammino vincente. Per quanto riguarda invece l'Aurora Alto Casertana, che domenica scorsa ha conquistato il suo quarto punto frutto di quattro pareggi, la squadra del presidente Montabile giocherà a Fiuggi, forse le residue, se ce ne sono, speranze di salvezza. È una partita ostica e speriamo che sappiano portare a casa un punto. Bene, dopo il punto di Emidio Bianchi sulla Serie D, ricordiamo le partite in programma domenica che sono Cerignola Casertana, Castelnuovo Matese, Fiuggi Aurora, Alto Casertano, Formia Gladiator e Real Aversa Licata. Dal calcio alla pallavolo, con la Serie C femminile, attesa dunque per la polisportiva Matese che sabato prossimo gioca in casa a Gioia Sannitica con la Guiscard Salerno, una gara non proprio agevole. La pallavolo maschile, invece, parliamo sempre della polisportiva matesina, ora in testa alla classifica. Sabato prossimo incontrerà a Ponticelli la McDonald, quarta in classifica. Un incontro importante, non facile, così come lo ha definito lo stesso coach matesino Mario Scappaticcio. Sentiamolo. Sì, sabato la squadra di Serie C maschile avrà una gara importante a Ponticelli. Incontreremo una squadra che in casa non ha mai perso quest'anno. E così come noi che veniamo da 13 vittorie su 13 incontri disputati, sarà un incontro complicato e bello. Squadra completo? Sì, siamo al completo, stiamo lavorando, abbiamo cominciato ieri. E la squadra sta in un buon stato di forma. Bene, adesso passiamo, dopo la pallavolo, passiamo al pugilato. È ormai certo l'incontro di rappresentativa internazionale di pugilato, appunto, a Piedimonte Matese per festeggiare i 50 anni, ormai sono 51, della pugilistica matesina. Ne abbiamo parlato con il maestro Geppino Corbo per saperne di più. Il servizio. È stata ufficializzata la manifestazione internazionale in occasione del 50° anniversario della società fra la nazionale italiana contro la nazionale di un altro paese che ancora non sappiamo perché stiamo ancora in trattative.
La manifestazione si farà entro fine giugno, inizio luglio, in Piazza Roma a Piedimonte Matese. Era in programma un'altra nazionale? Sì, era in programma l'anno scorso, causa pandemia non abbiamo potuto svolgerla, era in programma con la Russia e quest'anno penso proprio che con la Russia non sarà possibile per la varie incisione della guerra, quindi probabilmente sarà un'altra nazione di livello mondiale, ma non, assolutamente non penso che sia la Russia. Bene, dopo la buona notizia che ci ha dato il maestro Corbo per questo evento che sarà molto importante per Piedimonte e per lo sport in genere. Il nostro TG termina qui dal nuovo studio, grazie ad Andrea Caprarelli, alla regia e a voi tutti che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla.